Buongiorno. Buongiorno. Come sempre cominciamo la nostra storia con C'era una volta. Chi c'era una volta? Maria, che viveva in un mondo senza suoni. È così, Maria? Benissimo. Vicino a lei c'è, benissimo, cioè malissimo, c'è vicino a lei il dottor Giovanni Danesi, direttore dell'Otorino, direttore di Otorino Laringoiatria negli ospedali riuniti di Bergamo, che devo dire sono dei centri di eccellenza. Allora, Maria, quanti anni ha ora? 52. Beh, se li porta bene, complimenti. Grazie. È vero che lei fino a poche settimane fa ha vissuto in un mondo senza suoni perché era sorda dalla nascita? Sì, è vero. Come viveva? Adesso è completamente diverso, mi è cambiato la vita. No, prima come viveva? Prima vivevo guardando l'espressione delle persone. Sì, ma soffriva lei di questo? Sì, soffrivo molto, però non manifestavo perché non potevo dare colpa a nessuno. Però avevo sempre desiderio di sentire la speranza e il sogno avverato, finalmente ho ottenuto il miglioramento di sentire. Grazie. Ma ora è come se la sua vita cominciasse adesso? Adesso è completamente diverso, un mondo meraviglioso. E sento tanti rumori, la prima volta sentivo tutti i rumori, non riuscivo a capire cosa erano i rumori. Mi hanno insegnato, grazie alla mia amica Piera, mi ha insegnato a distinguere i rumori tra la macchina, il rumore del motore della macchina, il motore della moto, i passi delle persone, del cammino, il sibilo del vento, il fruscio delle foglie, il cinguettio. Molto poetica, brava. Dei uccelli, bellissimo. È una cosa meravigliosa. Io mi meraviglio di una cosa, ma ora la sentirò il nostro Torino. Lei solo poche settimane fa ha subito una particolare operazione chirurgica, cioè l'impianto cocleare, si chiama così, o altri lo chiamano l'orecchio bionico, eccetera. Allora, professor Danesi, come mai, secondo lei, poi ci dice in che consiste questo apparecchio, la signora, perché diciamo l'impianto cocleare esiste già da diverso tempo, sì, l'ha fatto solo poco tempo fa, secondo lei? Cioè, ve l'ha spiegato? Ma è una storia un po' particolare. La signora aveva le protesi acustiche tradizionali, che però non funzionavano. Quello che accade al paziente, alla persona che porta le protesi, è che cade in una sorta di adattamento e quindi un po' si accontenta del non sentire, sì, però, paradossalmente. Si è accontentata per diversi anni. Poi esiste anche un problema di informazione. Probabilmente non tutti sanno che oggi c'è un neonato sordo ogni 1000 e che se questo neonato venisse impiantato precocemente, probabilmente non avremmo. Qual è l'età più giusta per un impianto? Beh, si possono impiantare pazienti a 18 mesi. Addirittura. Io, tra l'altro, voglio dire, per dare speranza a molti giovani, proprio giorni fa, passeggiando per il centro di Roma, ho incontrato, non me ne sono accorto nemmeno da quanto era messo bene, due genitori che mi hanno riconosciuto, dice, lei fa vivere meglio, eccetera. C'era un bambino piccolissimo, ecco, non so quanti mesi aveva, e hanno detto, dico, beh, tutto bene, eccetera. E il bambino guardava, faceva. Poi dice, professore, che dice? Vanno bene perché? Dico, cosa? Dice, perché mio figlio, o mia figlia, se mi sembra era, c'ha un impianto cocleare. Ecco, cos'è velocemente e come vanno? Velocemente, l'impianto cocleare è processore che sostituisce completamente la coclea, cioè l'ordine uditivo malato del paziente. Cioè quindi, quella che sembra una chiocciola, esatto, dove c'è il nervo acustico. Dove ci sono dentro i recettori acustici che non sono più funzionanti ed è in grado di trasformare le parole in impulsi elettrici che vengono trasmessi direttamente al cervello. Quindi è una realtà sensoriale. L'intervento quanto dura? L'intervento dura circa 35 minuti e il paziente viene dimesso. È pericoloso? Assolutamente no. Allora, c'è
in tutta Italia, perché spesso sulla sanità si discute, una distribuzione di centri. Assolutamente sì, c'è una distribuzione di centri dedicati specificamente alle malattie dell'orecchio che sono in grado di impiantare l'impianto cocleare, quindi è una tecnologia diffusa sul territorio nazionale. Ah, ma allora come mai lei, signora Maria, ha tenuto le protesi acustiche prima di mettere questo intervento, prima di mettere questo impianto? Allora, dalla nascita ho cominciato a portare le protesi 5-6 anni, però ho cominciato a portarla a 12 anni perché mi dava molto fastidio. Lei lavora? Sì, lavoro in ospedale, assistente amministrativo presso la struttura approvvigionamenti area sanitaria. E allora se lo poteva prima però, essendo nel mestiere, voglio dire. Prego. Quindi poi ha deciso e ha fatto questo intervento. Allora, grazie dottor Danesi, è venuto nel mio ufficio e io dico: dottore, lei sa che sono sorda, sì, tu potresti operare, tu cosa? Non ci credo, non è possibile, perché mi hanno sempre detto che non si può, perché è una sordità molto profonda, vedrai. Io nello stesso tempo mi sono spaventata, però anche con te non ci potevo credere. E il dottore mi disse: vieni da me, ti faccio fare tutti gli esami. Io ho portato il risultato e chiama la mia amica Pira, le dice: Maria può operare, è compatibile al 100%. Perché noi abbiamo portato questa storia? Per due ragioni. Perché abbiamo visto che può cambiare la vita, addirittura riacquistare uno dei cinque sensi. Io penso alla vista, penso all'olfatto anche, attenzione, crea altri problemi, ma l'udito ti isola. La signora, meglio di una poetessa, ha detto che ha sentito addirittura il fruscio delle foglie, il cinguettare degli uccelli, questa musica. Quindi attenzione, la medicina può veramente migliorarti la qualità della vita e, per rimanere nell'ambito della nostra trasmissione, ci può aiutare a vivere meglio. E con questa storia vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci.